Siamo nel cuore della Sicilia centrale. Qui sorge Sperlinga, ridente comune la cui fama è legata alla storia del suo castello. Dall'alto della sua vetta, esso domina imperante e austero un dorsale montagnoso di inquietante bellezza. A ovest si stende l'altopiano di Gangi, con il massiccio delle Madonie alle spalle. A nord la catena dei Nebrodi. A sud-est si innalza la mole dell'Etna e il cordone dei Monti Erei. Conseguenza di un'intensa ma comprensibile emigrazione che ha portato i suoi cittadini a trasferirsi in città di almeno 3 continenti, Sperlinga ha visto consumarsi nel tempo il suo patrimonio demografico, ridotto oggi a sole 1000 anime. La storia di Sperlinga è racchiusa in quella cittadella e nelle famiglie patrizie che l'hanno governata e popolata, tracciandone la storia. La famiglia Rosso, che possedette il castello intorno al 1132. La famiglia Scaglione, al tempo dei Vespri siciliani. I Ventimiglia fino al 1597. La famiglia Forti Natoli, con il principe di Sperlinga che fondò il paese nel 1597 e lo governò fino al 1662. La famiglia Oneto, il cui stemma, caratterizzato da un pino e 2 leoni, rappresentò il comune fino al 1882. E infine i baroni Nicosia Lidestri, che nel 1973 donarono il castello al comune. Sperlinga ci appare come una pagina sbiadita in cui resta tuttavia incisa una delle poesie più belle regalate alla Sicilia. La sua immagine stimola alla mente sensazioni profonde e indimenticabili. Quel monolito di arenaria, spiaggia di un mare scomparso milioni di anni fa, trasformata dal tempo in roccia e dall'uomo in fortezza inespugnabile, è avvolto da un alone di mistero, a tutt'oggi attraversato da 1000 leggende, almeno quante sono le grotte scavate nelle sue viscere. Il territorio esteso, la varia vegetazione, le colture, le vaste zone ricoperte da fitti boschi, l'ospitalità degli abitanti, la tradizionale lavorazione della lana conciata manualmente come un tempo, l'artigianale e paziente intreccio delle multicolori stoffe per la realizzazione delle variopinte frazzate e ancora la genuinità dei prodotti caseari, come la preparazione della ricotta nei quadaruna, nonché la bontà dei formaggi e delle tume che conservano ancora gli antichi sapori, rimandano a viaggi immaginari lungo imperscrutabili percorsi della memoria, dove il passato remoto, per Sperlinga, è ancora presente. Di certo, le attrattive non si esauriscono qui. Basta infatti entrare in paese e perdersi nei vicoli stretti e nelle irte stradine che si incrociano in grovigli inestricabili di linee e di contorni e immergersi tra sagome fugaci ombrate nell'eterna melodia dei silenzi siciliani. Silenzio e tranquillità che si spandono nelle vie principali, dove piccoli negozi di generi di prima necessità, situati in antiche case, nascosti dietro antichi portoni, si calano quasi fossero una maschera di vetro sul volto di anziane donne, che incuriosite ci osservano, mentre indisturbate rappresentano le protagoniste indiscusse della vita quotidiana. Ondeggiate, morbide sotto il delicato peso di curve appena accennate, quasi fossero quelle di una donna, le colline sottostanti si distendono all'ascolto, mai sazie di echeggiare ancora di fatti lontani cui furono testimoni partecipi, e spose del silenzio, eterne, ne partoriscono l'armonia per i secoli.
Giunti nella zona alta del paese, sotto il castello, si erge la chiesa madre. La chiesa, risalente a un periodo che data intorno al 1600, fu fatta costruire per volere del principe Giovanni Forti Natoli e dedicata a San Giovanni Battista. È questa una costruzione a unica navata dallo stile molto semplice. Nel suo interno si conserva una pietà risalente al XVII secolo, di autore ignoto. La chiesa, sede della Confraternita del Santissimo, le cui origini risalgono al 1765, fu eretta a parrocchia nel 1602 dal vicario generale di Messina Federico Porzio e resa successivamente parrocchia autonoma da Monsignor Avarna nel 1830. Allo stesso periodo risale l'organo posto sopra l'entrata principale della chiesa. La chiesa del convento, o di Sant'Anna, costruzione del Seicento, dedicata a Sant'Anna, è annessa a un costruendo convento che, secondo un manoscritto della fine del XVII secolo, doveva essere custodito dai monaci agostiniani scalzi. La chiesa, proprietà del comune e aperta al culto, conserva un pregevole crocifisso ligneo di presumibile fattura del frate umile Pintorno da Petralia. Infine, la chiesa della Madonna della Mercede, posta ai piedi del castello, è sede dell'omonima confraternita, della statua marmorea e della Madonna della Mercede, in onore della quale la quarta domenica di settembre si celebra la festa più sentita e suggestiva, la discesa della Madonna. Un'altra festa di rilevante interesse popolare e religioso è quella che si celebra nel mese di marzo in onore di San Giuseppe. Caratteristica della ricorrenza sono le cosiddette tavolate che i fedeli, con il contributo di parenti e il vicinato tutto, allestiscono presentandole sotto forma di voto a quanti numerosi da sempre partecipano a vario titolo al corpo dell'intera manifestazione. Dopo la consueta benedizione con la celebrazione della Santa Messa e ultimati i preparativi, i commensali siedono ai numerosi tavoli allestiti alla meglio per consumare il tradizionale pasto costituito da abbondante pasta e ceci, pasta con olio e mollica, sarde fritte, cardi selvatici, vino e pane di casa e, come vuole l'antica usanza, mezza arancia.